adesso andiamo avanti, giriamo pagina e adesso abbiamo una coppia bellissima, una coppia atletica. Ciao, che bello, sono molto felice di avervi, Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti. In collegamento, dove siete? Voi siete lontani. Ciao. Ciao Eleonora, ciao Federico. Ciao Mara. Voi dove siete esattamente? Siamo rimasti qui in Ibiza perché abbiamo una casa, di solito veniamo durante le vacanze scolastiche con i bimbi e è scoppiato tutto questo e ci siamo ritrovati qui tutti insieme per fortuna e quindi siamo rimasti qui. Siamo qui dall'8 di marzo. Sì. Come vivete? Com'è la vostra quarantena? E com'è la situazione lì? Beh, siamo preoccupati sicuramente perché comunque il futuro delle nostre passioni è molto preoccupante per tutti. Io sto offrendo, non so se sai, queste lezioni di danza al mio pubblico, ai miei ballerini, perché sono direttrice, come sai, del Teatro dell'Opera da 5 anni ormai. E visto la chiusura dall'8 marzo, perché abbiamo dovuto smettere gli spettacoli, chiudere il teatro, insomma una situazione veramente drammatica per tutti. Per fortuna stiamo bene in casa nostra, siamo felici di avere i nostri figli con noi perché ci danno forza. I bambini danno tanta carica e voglia di andare avanti, quindi io sto facendo le mie lezioni sul mio Instagram, su Facebook, sto seguendo anche in lontananza i miei artisti perché stanno soffrendo di una grossa preoccupazione e anch'io per loro, perché si parla poco purtroppo di teatri, di danza, delle riaperture. Sto sentendo adesso l'intervista del professore e questo mi dà molta carica e molta forza, perché ancora ci credo che comunque si devono pensare delle nuove situazioni, delle nuove idee per ripartire anche per noi che siamo molto in contatto fisico, noi viviamo da quando siamo piccoli toccandoci, ballando insieme, avendo dei gruppi di squadra come Federico nel calcio, quindi devo dire che è preoccupante, però io rimango positiva e voglio credere che si ripartirà in maniera diversa. Questo bisogna dirlo perché il mondo ormai è cambiato. Noi abbiamo 4 figli che sono molto energici, quindi ognuno di... Tutti e 4 con voi? Sì, sì, certo, sì. Sono tutti e 4 con noi, anche le 2 grandi sono con noi. La mattina si fa i maestri, sto ripassando tutto quello che non ho avuto il tempo di ripassare durante questi anni, facendo i maestri a turno la mattina, però devo dire la scuola francese è molto ben organizzata perché videoconferenze, anche se abbiamo un solo computer, cerchiamo di utilizzare i telefoni e tutto quanto, sia per i piccoli che per i grandi, quindi aiutiamo molto i bambini la mattina. Poi la giornata bella organizzata, devo dire che la giornata a voi passerà molto velocemente, no? Sì, molto sì. Velocemente perché comunque sono 4 e poi c'è anche da cucinare per tutti. Cucina poi... Federico è bravo a cucinare? No, cucina Eleonora. No, fa quasi assistente. Ho un filmato per voi, ragazzi. Però Eleonora, devi sapere che fa tutto. Cucina, pulisce. Adesso mi dice tutto. Intanto abbiamo questo filmato. Ok, mandiamo un filmato dedicato. Oggi sarà un duro allenamento, ma questo fa bene per scaricare un po' di tensioni, essendo tutti chiusi in casa. Eccoci.
super attivi. Super attivi. Sì, devo dire anche i bambini super attivi. Senti, ma veramente... Abbiamo bisogno per il nostro benessere non solo fisico ma anche psicologico, di sfogarci, di fare esercizi, per cui insomma fa parte un po' del nostro mood quotidiano quello di allenarci, di allenarci anche con i bambini, per cui è chiaro che è la nostra educazione, è il nostro modo di vivere, per cui cerchiamo anche di trasmetterlo appunto sia alle persone che sono a casa sia ai nostri figli. Senti, devo andare in pubblicità e poi ritorno da voi, così siamo più tranquilli. Pubblicità e poi ritorno e abbiamo un bel po' di tempo per parlare. C'è domenica in sulla Rai, sulla Rai, c'è domenica in. C'è domenica in. C'è domenica in. Eccoci qua. Ma quanto siete belli. Ma ciao. Ma quanto siete belli e belle tutte. Lucrezia. Senti, Eleonora, Federico, me li dovete presentare voi allora adesso tutta la famiglia. Grande, Lucrezia, che qui. La più grande, quanti anni? Si è fatta male un braccio? No. No. Ah no, sembra, pensa come vedo bene io. Mi sembrava che era il polso e sembrava il gesso. E vabbè, ma io ho un'età, devo cambiare gli occhiali effettivamente. Sono dritte perché ho detto di stare dritte. Ciao Lucrezia, allora c'è Lucrezia, poi c'è Ginevra. Abbiamo Giulia che è qua. Ah, Giulia. Che ne ha 8, poi Ginevra. Abbiamo Ginevra. Ciao. E qua c'è Gabriel. E poi abbiamo Gabriel. Ciao Gabriel. Buono. Come sono fichi quei jeans che hai, Gabriel. Mi piacciono un sacco. Sì, tutti strappati. Di moda. Senti, allora adesso ditemi com'è organizzata davvero la giornata, ma parlo di cose pratiche. Chi va a fare la spesa? Gabriel! Vado con io. Mamma. Vado io con guanti e tutto quanto, vado io. Va lei anche perché se vado io poi qualcosa dimentico. Io. Anche Gabriel qua nel supermercatino che abbiamo sotto casa, ogni tanto portiamo anche lui che si prende un giornalino... insomma, almeno fa 20 metri. Certo. Un po' d'aria anche ai bambini, poi peraltro adesso si può con un genitore, si può uscire sì. E fare una... Poi devo dire non sono usciti, sono stati bravi. Bravissimi, davvero. Non chiedono, per fortuna abbiamo un terrazzo, abbiamo questa fortuna e quindi ogni tanto mangiamo anche fuori in terrazzo e devo dire che sono bravi perché per loro è... difficile stare chiusi da 2 mesi, assolutamente. Però sono abbastanza contenti perché sanno che papà e mamma lavorano tanto e quindi questo è stato anche ritrovarsi per tanto tempo tutti insieme. Ma tutto sommato i bambini non sono anche un po' contenti che le scuole non ci siano? No. I nostri no, loro... Sono fortunate di andare in una scuola bellissima a Roma, in un grande parco che è Chateaubriand e devo dire che c'è questo parco enorme e si divertono i loro amici, vero Lucri? Ti mancano i tuoi amici? Adesso mando un bellissimo filmato per papà e mamma. Bello. Questo mio cuore. Ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, del padre, del figlio e dello spirito. Che mi fanno male gli occhi, ma dove sarà? Anima mia. Per una donna avere dei figli è uno dei più grandi sogni, no? Mi butto via.
Grazie. Prego. Senti... Già sono cresciuta, mamma mia. Senti, ma come voi vi siete conosciuti dove? Siamo conosciuti quando Federico giocava ancora nella mia città, a Palermo, e, tramite un amico, parrucchiere tra l'altro, che ci manca in questo momento, sì. E ci ha presentati, e in quel momento avevo la nonna che stava molto male a Palermo e quindi facevo un po' di viaggi da Parigi su e giù per andarla a trovare, nonna Eleonora tra l'altro, che sono quasi 10 anni che è morta e sono quasi 10 anni che stiamo insieme. Tra un mese e 10 anni, sì. Ed è stato un colpo di fulmine? Colpo di fulmine, dopo un anno ci siamo sposati subito. Non avete perso tempo, perché col lavoro dell'uno e dell'altro esatto. Era meglio sposarsi e mettere subito su famiglia. Abbiamo fatto tanti sacrifici per vederci. Abbiamo viaggiato tanto, sì. Lui giocava a Palermo e quindi da Parigi non era così facile, però insomma c'erano già Ginevra e Lucrezia e anche lì era già una grande organizzazione per poterci vedere e stare insieme, però ce l'abbiamo fatta. Voi siete rimasti e siete legatissimi a Palermo. Sì, tra l'altro Federico sta facendo anche questo bellissimo progetto per aiutare tante famiglie che ti può raccontare lui in due parole. E la mia città, ma credo che lui sia più legato di me in qualche modo, perché quando ha giocato per quasi 5 anni... Sì, 5 anni. È rimasto legatissimo, perché sai l'affetto che abbiamo noi in Sicilia è talmente grande che comunque rimane nel cuore. Mi vuoi parlare, Federico? Anzi, prima mando questo filmato e poi Federico mi parli di questa bellissima iniziativa. Insieme ai nostri ex compagni del Palermo abbiamo deciso di partecipare a questa raccolta fondi intitolata Insieme per Palermo. Palermo è una città che ci ha accolto con tanto amore ed è giusto ridare parte di questo affetto. Il Covid-19 non è soltanto un problema sanitario, ma anche un problema sociale. Il comune di Palermo ha già accolto e raccolto più di 9.000 richieste di aiuto per beni di prima necessità. Con i proventi raccolti doneremo buoni spesa alle famiglie che ne hanno bisogno. Unisciti a noi, noi stiamo facendo squadra, unisciti anche tu. Ecco, allora parliamo, Federico, di questa bellissima iniziativa. Sì, che vede coinvolti tanti miei ex compagni, per cui tengo innanzitutto a ringraziare, perché è un'iniziativa di tutti noi ex compagni, per cui da Mattia Cassani a Miccoli, Ilicic, Pastore, sono tantissimi, Nocerino, Liverani, tanti veramente ragazzi che hanno subito, ripeto, aderito, e qua vediamo tutti i nomi, Sirigu, tanti nomi importanti, insomma, di compagni di squadra che hanno vissuto un'epoca per Palermo davvero bella e importante. Per cui insomma ci siamo sentiti in dovere di metterci tutti insieme e di fare questo progetto che insieme a Fondazione Sicilia e Coop sta dando buoni spesa a tutte le famiglie che sono in difficoltà, a tante famiglie. Ti dico due numeri perché così rende l'idea, perché in questo momento oltre a essere tra virgolette belli bisogna essere sicuramente concreti ed efficaci, per cui a oggi sono stati raccolti 230.000 euro e abbiamo già fatto bonifici a Coop per 180.000 euro, per cui siamo andati a coprire con buoni spesa più di 2.000 famiglie in questo momento, per cui sono numeri sicuramente importanti, belli, ma bisogna insomma continuare a sostenere questa iniziativa, perché chiaramente, ripeto, non è un problema soltanto di oggi, ma sarà anche un problema di domani. Per cui ci aspetteranno altre iniziative, altri piccoli progetti per cercare, ripeto, di dare sempre più vita e sempre più forma a, ripeto, a Insieme per Palermo, per cui a tutte le persone insomma che ci guardano da casa, per chi vuole sui nostri profili, ormai su internet trovate qualsiasi cosa, si può fare donazioni sia tramite bonifico sia tramite GoFundMe. Da dare, Federico, c'hai un numero da dare, c'hai un riferimento? Sì, possiamo dire. Basta, profili social di ognuno di noi ci sono tutti i riferimenti, o su quelli di Fondazione Sicilia che ci ha veramente aiutato tantissimo ci sono,
Ma ripeto, basta andare su internet, Google, e scrivere insieme per Palermo e si trovano chiaramente tutti i riferimenti. Ma i numeri ci tenevo a dirli perché comunque sono... Non è facile in un periodo del genere accogliere una cifra così importante, certo. E ripeto, arrivare poi concretamente a casa della gente, delle famiglie, e ripeto, una città che amiamo tantissimo, Palermo, noi chiaramente insomma che siamo di casa, ma anche tutti i nostri ex compagni, insomma è stata una bella iniziativa e cerchiamo, ripeto, di dargli vita sempre di più. Abbiamo ancora un filmato per voi e poi ci salutiamo. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Franklin said, I did it my way. I just wanna live. Ci lasciamo così con queste immagini belle, felici? Grazie, Mara. Allora, Federico, grazie mille. Volevo ricordare, Mara, soltanto che ci sono milioni di scuole di danza che stanno soffrendo e ricordare che ci sono milioni di bambine che sognano di diventare ballerine, quindi non dobbiamo dimenticarci di loro. Questo è importante, anche Giulia che studia danza, anche Ginevra, gli manca tantissimo la loro scuola che sta soffrendo di questa chiusura, ma ricordiamoci che dobbiamo aiutarli. Quindi per questo tengo a dirlo in diretta con te, perché so che tu conti molto. Fai bene, perché grazie Leonora, ne abbiamo parlato tanto oggi, perché abbiamo avuto in collegamento Christian De Sica, Elena Sofia Ricci, cioè abbiamo avuto Ferzan, ne abbiamo, insomma se ne parla moltissimo perché ci sono varie categorie di lavoratori che potrebbero avere grandi problemi nel futuro, per cui noi speriamo veramente, è giusto dirlo, è giusto parlarne, è giusto che arrivi al governo poi tutte quelle che sono le problematiche. I bambini sono il futuro, come sappiamo tutti, i giovani sono il futuro, gli artisti, tutti quelli che stanno soffrendo e sono molto preoccupati, perché io ne sento tantissimi, quindi ci tengo molto a dirlo. E Gabriel voleva dirti qualcosa, diglielo. Gabri? Che dire, Gabriel? Che? Non vedi l'ora di tornare? Ah? A scuola no, al campetto sì. A scuola no, a Roma? Io sono sportivo. Tu vuoi fare il ballerino, Gabriel, da grande? No, vuol fare il calciatore. Come papà. Un abbraccio, veramente, un grandissimo abbraccio, Leonora. Io sono sempre a disposizione, lo sapete, per voi. Grazie, ciao a tutti. Abbracciarti presto. Anch'io. Ciao, ciao, ciao a tutti.